Eccomi qua con un altro nuovo video di domenica. Allora, nuovo video beauty terminati, perché stavolta ne ho terminati degli altri. Sono pochi ma sono buoni alla fine, quindi perché non sbizzarrirci, aiutano a parlare a fare altri video sui prodotti beauty. Allora, non ho ancora finito ma ce l'ho in bagno, quindi sta al termine. Bio Repair della... Sì, dentifricio sensitive per gengive sanguinanti e denti abbastanza anche rovinati, ma vabbè, non voglio divagare, però è così la situation dei miei denti e anche gengive. Comunque, questo è Bio Repair e mi sta piacendo davvero tanto, vedete? Ciao. Poi, che altro? Non mi viene in mente. Vabbè, bagno, doccia, Mantovani, che vi dico a fare, è troppo buono e mi piace davanti, top. Allora, sto mettendo qua sulla scrivania barra computer perché non so dove metti altri. Poi, Mantovani, stessa cosa, visto e rivisto sul mio canale YouTube perché mi ci piace tanto questo Mantovani. Poi, forse è anche meglio del Vidal, non lo so, non voglio dire una stupidata, però. Ha una profumazione fantastica, diciamo, direi che è il top ed è fenomenale. Aiuto, mi sta cadendo tutto qua. Altro Mantovani, sempre al, che cos'è? Ah, sempre olio d'argan, doppione. Vedete quanto ce l'abbiamo a casa? Già. Poi Mantovani, non so più dove mettere queste robe, metterò di qua e questo di qua. Poi un altro Vital, come vi dicevo, perché questo qua è l'ultimo che ho comprato e che ricomprerò perché non ne compro più. Poi top, anche questo, wow, questo è il bagno doccia e miele d'acacia e vaniglia, vedete? Questo qua top, ma alla fine lo compro perché è buono, non ammorbidisce più di tanto. Beh, sì, fa quello che deve fare, pulisce eccetera, ma anche se è un buon profumo. Ma buon profumo di cosa? Se poi deve fare la pelle secca? No, ragazzi, non ci siamo. Vabbè, sarà il preferito di voi, di tutti, tanti di voi, ma preferisco un bagno schiuma che ammorbidisce la pelle e che lava anche, dai, diamo una verità. Vabbè che tanto poi metto la crema del corpo. Due, non per importanza, due, una è Oral-B, due collettori, volevo dire, due collettori, uno è della SOS antiplacca della Tantum Verde, questo qua sarebbe, e l'altro Oral-B, vedete, per l'igiene orale. Se fate una buona igiene orale ve ne accorgerete che cambia tanto da così a così. Comunque, niente. Allora, poi un dentifricio della Sensitive Menta Dent, che con questo ce l'ho da una vita. Non so cosa sto aspettando a fare la raccolta differenziata, visto che ce l'ho da mesi e mesi sto sacchetto, che ce l'ho qua, vedete? Questo qua è della Sensitive Menta Dent. Vabbè, questo comunque tutto, non vi dico cosa, commento, non voglio dire altre parole strane. Vabbè, tutto sminchiato, ma vabbè. Mi stava cadendo la busta, cioè mi stava per scivolare per terra. Allora, vi dico già una cosa. Allora, Splendor Balsamo. Balsamo Splendor dolcente al cocco. Grazie all'olio naturale di cocco presente nel profumo, aiuta a districarli bene, sfibrarli e appesantirli di meno. Ogni volta che si utilizza migliore la pettinatura per restituire i tuoi colori, la luce naturale e morbidezza, il suo gradevole profumo si sorprenderà. Modo d'uso: shampoo, applicare prima il balsamo ovviamente, o applicare anche dopo il balsamo, perché come dice dopo il balsamo, questo di Prio. Uniformemente sui capelli bagnati, ovvio, se no che senso ha lasciare agire almeno qualche minuto, sì, almeno qualche minuto, e risciacquare abbondantemente. Sto leggendo qua, vedete, c'è qua il flacone. Balsamo al cocco della Splendor. Ecco, sì. 12 mesi di IPAO per 350, no, 300, sì, che sto dicendo? 300 ml di prodotto, top. Ha un profumo che è paradisiaco. Cosa ve lo dico qua?
Buono, buono, buono. Raga, ho terminato i prodotti che vi ho fatto vedere. Altro non so cosa voi vi piace di questi prodotti, ma a me piacciono da morire. Aspettate. Allora, e rieccomi. Allora, dunque, perché si vede così tutto strano, proprio? Allora, cosa vi volevo dire? Sì, se questi prodotti vi piacciono, fatemi sapere cosa vi è piaciuto, se il balsamo Splendor o se voi, il vostro preferito è, non lo so, che dire, Mantovani o Vidal, per esempio, fatemi sapere. E niente. Like, commento e attivate la campanella se vi iscrivete. Ciao. Ah, ci tenevo a dire una cosa, seguitemi in un altro video che farò, scusate se sto ancora mettendo a posto tutto, ma preferisco farlo mentre vi devo dire un'altra cosa, sempre in questo spezzettone di prodotti Fenty Beauty. E nulla, allora, nel prossimo video vi anticipo che sarà, io non so perché sta ballando sto coso, io non lo so perché, aspettate un secondo. Ok, dovrebbe migliorare più o meno la situazione, l'ho messo in modalità aereo, altrimenti non ce la fa a registrare il video, ma vedo che è sempre la stessa identica cosa, fa a scatti sto video. Comunque perdonatemi. Allora, il prossimo video sarà sulle mie tisane preferite, perché anche se io non faccio chissà quanti che beveroni perché mi piacciono le tisane, vi farò un video sulle tisane, tanto per cambiare un po' il discorso, per non stare sempre sulle stessi argomenti che dopo un po' mi nauseano a parlare sempre delle stesse cose. Tra tisane e roba per in crema del corpo, che non solo ho finito, ma che ho ricominciato. Non so se parlare prima di tisane o di altre cose, vediamo. Fare una cosa un po' assestata all'altra, cioè prima parliamo di. Vabbè, si vedrà. Niente. Dopo questo video farò il video dei preferiti, ok? Ciao. Beh, stavolta vi lascio davvero.